Ultimo appuntamento stagionale al Gaetano Scirea di Santa Lucia del Mela, la Primavera 4 della CR Messina ospita il Sorrento Bianco Scudati, reduce dalla sconfitta in terra laziale contro il Monterosi. C'è ancora un settimo posto da conquistare, il massimo a cui può ambire il gruppo guidato da Mister Mancuso. Queste le scelte iniziali del tecnico Bianco Scudato di fronte a Di Bella, linea 4 con Santoro, Crisafulli, Maimone e Paradore, in mediana spazio a Scafetta, Ballariano e Panzarella, tridente composto da Raspaolo, Romano e Cutispoto. Dirige l'incontro il signor Salvatore, accetta la sezione di Barcellona, Pozzo di Gotto, coadiuvato da Bellante e Cristian Pino. Passiamo al fine di questa sfida dopo 5 giri, lancetto e conclusione di Cutispoto che calcia para Oliva. Messina che sembra essere partito col piglio giusto all'ottavo, sfera per Romano che difende la palla, cade, lascia proseguire il signor Accetta. Risposta del Sorrento al decimo con De Gennaro che si insinua in area di rigore, cade anche lui in medesimo trattamento da parte del fischietto barcellonese. Al tredicesimo il tentativo di Cutispoto, ancora una volta parato da Oliva, 5 minuti più tardi primo giallo intanto per Cutispoto. Al venticinquesimo è Scafetta a provarci ancora una volta, risponde presente l'estremo difensore ospite, minuto 38, palla per Braccio Forte, si accentra, sterza, tiro che sbatte sulla traversa dopo il tocco provvidenziale da parte di Di Bella. Un minuto più tardi è Sannino a provarci con questa rasoiata dalla distanza, sul finire di frazione però il cross di Paratore per Romano, colpo di testa neutralizzato però dal numero 1 sorrentino. 44esimo termina la partita di Scafetta per infortunio, al suo posto dentro Magro, ultima emozione però di Marca ospite con la punizione che arriva a spina, manca il colpo, il possibile 0-1, tramonta così la prima frazione di gioco. Inizia invece con un cambio la ripresa dentro Adragna per Raspaolo, sortirà gli effetti sperati. 3 minuti più tardi Panzarella per Magro, cross dal fondo per Cutispoto che arriva coi tempi giusti in cornata di testa per il vantaggio giallorosso 1-0 e baci al Gaetano Scirea di Santa Lucia del Mela. 5 minuti più tardi però il match winners in cui si prende il secondo giallo di giornata. Inferiorità numerica allora per la compagine di Mister Carmelo Mancuso, ne approfittano gli ospiti. 5 minuti più tardi rimessa per Antonazzo, dietro per Fortunato, Di Bella para ma sulla respinta, arriva 5 e fa 1-1. Messina che prova a riorganizzare la manovra offensiva con Magro che duetta con Panzarella, filtrante illuminante per Adragna che calcia ma ancora una volta ha altri progetti. Oliva spinge forte il Messina, massimo sforzo offensivo profuso in questa sfida. Adragna vince il rimpallo, si invola verso la porta, prova con il destro ma viene chiusa questa diagonale profonda. Arriva un triplo cambio intanto dentro Di Fazio, Ombriano e Flamia in luogo di Ballariano, Crisafulli e Adragna. Al minuto 79 però la sfera viene allargata per 5, passaggio vincente per Ottieri che sul secondo palo aspetta il pallone e lo deposita nella porta ormai sguarnita, mette la freccia il Sorrento che colleziona occasioni da gol a grappoli nel finale con 5 ancora una volta in cabina di regia per De Gennaro, para Di Bella, non esiste più la retroguardia del Messina. Al minuto 85 ancora la sfera per 5, si invola verso Di Bella, il 17 spreca tutto con questo insolito lob a 2 dal termine, però il fallo di Spina risulta meritevole del secondo giallo e allora ristabilita la parità numerica in campo. Ne prova ad approfittarne il Messina con la punizione sballata però da parte di Maimone al primo di recupero. Sorrento sempre pericoloso in contropiede con Fortunato da buona posizione, semina il panico e poi calcia altissimo perdendosi sul più bello quinto di recupero. Sfera che arriva a Datria, salta anche lui l'avversario, penetra e rompe in aria davanti a Di Bella che è miracoloso e allora c'è ancora speranza per il Messina nel finale. Tutti in the box, punizione però per la testa di Di Fazio che da buona posizione getta alle ortiche questa ghiotta chance. Termina così la partita e anche il campionato del Messina Primavera, a passare al Gaetano Scirea di Santa Lucia del Mela e il Sorrento per 2-1. Un saluto amici appassionati, appuntamento alla prossima stagione.